Benvenuti a una nuova edizione del TG Web di DireGiovani.it. Omicidio stradale fino a 18 anni di reclusione a chi causa morti in strada. Il governo ha incassato la fiducia del Senato sull'omicidio stradale con 149 sì, 91 no e nessun astenuto. Il provvedimento è stato così approvato dal Senato e ora passa alla Camera in quarta lettura. Da oltre un anno e mezzo in Parlamento, il testo prevede l'obbligo di arresto in flagranza per i pirati della strada, solo per i casi più gravi. Chi uccide una persona guidando in stato d'ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro o sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 grammi per litro, oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità come guida contromano, infrazioni ai semafori, eccesso di velocità, sorpassi e inversioni a rischio. La pena può aumentare della metà se a morire più di una persona. In quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere. COP21, l'accordo slitta a domani. La conferenza internazionale sul clima dell'ONU terminerà domani invece di oggi, perché non è stato raggiunto un accordo tra i partecipanti. Il presidente della COP21, Laurent Fabius, parlando a BFM TV, ha detto che presenterà il testo domattina presto e potrà arrivare una decisione già a metà giornata. La bozza di accordo è un documento di 27 pagine, di cui per ora si conoscono solo gli obiettivi finali, la riduzione delle emissioni di CO2 e l'adozione di misure per evitare l'innalzamento delle temperature. Al 2023 dovrebbe essere fissata la data della prima revisione degli impegni nazionali. Ieri pomeriggio ha parlato il commissario europeo all'energia, Miguel Arias Canete, che ha dichiarato una forte alleanza con più di 100 paesi, ovvero la maggioranza di quelli rappresentati alla COP21, per chiedere un accordo ambizioso. Il gruppo, ha precisato, include l'intera UE, i 79 stati dell'Unione ACP, Africa, Caraibi e Pacifico, e da ieri sera anche gli USA e un gruppo di paesi progressisti latinoamericani. Due leopardi italiani protagonisti della giornata della montagna. Sono i leopardi delle nevi protagonisti della nuova campagna di sensibilizzazione ai problemi legati ai cambiamenti climatici, lanciata in occasione della giornata internazionale della montagna, che coincide proprio con la chiusura della conferenza ONU sul clima. Un video e la campagna social hashtag SaveSnowLeo sono stati lanciati dal Parco Natura Viva di Bussolengo, Verona, insieme al portale web YouDoc di SD Cinematografica. La clip celebra i fantasmi delle montagne e gli animali che più di tutti rappresentano la maestosità e la fragilità delle vette del mondo. Interamente girato nel parco di Bussolengo, il video ritrae due esemplari di leopardo delle nevi, Nudan e Samira, che vi dimorano dal 2014. Secondo dati dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, sono meno di 6.500 i leopardi che vivono dai 700 ai 5.800 metri di altitudine sulle montagne di 12 paesi dell'Asia centrale. Questi ecosistemi stanno cambiando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Apple stila la classifica delle migliori app 2015. Da Cupertino arriva la lista delle migliori applicazioni disponibili sull'Apple Store. L'App of the Year per iPhone e Periscope, l'applicazione di Twitter per effettuare live streaming da smartphone, l'applicazione dell'anno per iPad è invece The Robot Factory by Tiny Pop, un'app che consente lo sviluppo di robot partendo da una serie di caratteristiche a disposizione. Affinity Photo vince invece miglior app per Mac, è un'applicazione paragonabile a Photoshop per funzionalità e molto apprezzata dalla community. Su Apple TV svetta HBO Now, mentre per Apple Watch Dark Sky, un'app per il meteo in grado di avvisare con il dovuto anticipo in caso di eventuali tempeste o nevicate. Golden Globe, tra i nominati Ennio Morricone. Sono state annunciate a Los Angeles le attesissime nomination ai Golden Globe. Nessun film italiano in corsa, ma l'Italia ha comunque un suo degno rappresentante grazie a Ennio Morricone, che ha ottenuto una candidatura per la colonna sonora del film di Tarantino di Hateful Eight. La commedia romantica Carol di Todd Haynes è il film che ha ottenuto più nomination, miglior film, miglior regista, miglior attrice protagonista, migliore colonna sonora. Tra i concorrenti a miglior film drammatico ci sono anche Mad Max, Revenant, Room e il caso Spotlight. Per miglior attore in corsa ci sono Leo DiCaprio, Michael Fassbender, Bryan Cranston, Eddie Redmayne e Will Smith. Miglior attrice Kate Blanchett, Brie Larson, Rooney Mara, Saoirse Ronan e Alicia Vikander. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.